Una stagione e mezza nella serie cadetta sono bastate a Stefan Schwoch per conquistare il cuore dei tifosi del Napoli. L'attaccante di Bolzano ha militato tra gli azzurri dal gennaio del 99 a giugno del 2000, segnando 32 reti in 66 presenze tra campionato e Coppa Italia, e fu grande protagonista del ritorno in Serie A con la squadra allenata da Mister Novellino, che come il Bomber non fu confermato la stagione successiva. Schwoch è tornato in città con un nuovo incarico, consulente tecnico del Napoli femminile, compagine che si appresta ad affrontare la nuova stagione di Serie B con l'obiettivo dichiarato di raggiungere al più presto la massima serie. Ci ho pensato un po' perché effettivamente vengo in un mondo nuovo, anche se si tratta sempre di pallone, però lo conosco molto poco. Mi sono documentato, loro mi hanno aiutato a documentarsi sulla nostra realtà qua di Napoli, e a un certo punto ho accettato di affrontare questa nuova sfida. Poi per me, quando c'è di mezzo Napoli, che sia maschile o femminile, insomma, c'ho un debole per questa città e sono venuto volentieri. Ma qualche volta capiterà che vado anche a vedere la partita. Adesso c'è il preventivo di andare a vedere la partita di Coppa Italia che faranno, magari fare un salto in ritiro, e perciò cerchiamo di stare più vicino per trasferire magari a queste ragazze una mentalità anche a livello professionale che ci possa portare ad avere soddisfazione. Stefan Schwoch ha incontrato la stampa al Caffè Gambrinus di Piazza Trieste e Trento. Al suo fianco il patron del Napoli femminile, Lello Carlino. L'obiettivo di tutti è tornare in A, perché ci attendono delle sfide bellissime. C'è la Juve che già sta facendo da padrona, quindi per noi sarebbe un orgoglio come napoletani sfidare la Juve a Torino. Schwoch è un mio carissimo amico, in maniera molto simpatica e carina ha accettato questo incarico, è un grandissimo uomo di sport soprattutto, che credo veramente faccia capire pure alle ragazze i veri valori dello sport, perché lui fa parte del calcio di una volta.